Un'idea per il pranzo domenicale, da preparare anche in anticipo e quando siete in tanti, con chiglioni ripieni al forno. Bella, quindi sapevo da già preparati. Ci serviranno dei conchiglioni, guardate qua quanto sono belli, che meraviglia, proprio mare, la conchiglia con mare, della ricotta, del fior di latte asciutto, un uovo, parmigiano grattugiato, prezzemolo, pepe e sale. La ricotta potrete utilizzare sia di mucca che di pecora o un misto. E in aggiunta o in sostituzione del fior di latte, vedete voi, potrete mettere della carne macinata rosolata in padella. Prima ci fate fare 10 minuti di cottura e poi la mettiamo nel ripieno. Vi aggiungo che è una cosa un po' più leggera. Per condire questa bella e ricca pasta potremmo utilizzare un sugo di pomodoro semplice oppure fate come me che sto preparando un sugo leggero con passata di pomodoro, due involtini di vitello con un poco di prezzemolo dentro e un poco di formaggio, niente di che, la cipolla, l'olio extravergine e un pizzico di sale. Montiamo la cucina. Prendiamo la pentola. Mamma già fa una cucina. Se che ha da cominciare la stanza a fianco e ha da finire alla signora di fianco. Versiamo l'olio. Versiamo la cipolla. Facciamola partire un pochino. Aggiungiamo gli involtini. A braciola si chiama all'inizio. Le braciole sono poco più piatte, cioè proprio il nome rende l'idea, come vi devo dire. Questo in dialetto come si può chiamare? Non esiste. E che facciamo? No, gocce vino non ce lo mettiamo, mi sono scordata nella presentazione degli ingredienti. Aggiungiamo la passata, bella, densa, guardate, bella, pomarole fresche. Mettiamo il coperchio, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per un paio d'ore, almeno un'oretta e mezza. Se passata di pomodoro, cuocerà chiaramente prima. Il sale ce lo aggiungo a metà cottura. Vedete già che bella faccia che tiene. Aggiungiamo il sale, passato un'oretta più o meno, ho passato la fiamma qua, se no mi schizzo. No, il sugo è così, fa i fuochi d'artificio. Dai, buono. Basta, 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 che è pericoloso. Metta a bollire l'acqua per la pasta. E nel frattempo prepariamo il ripieno. Uovo, sale, pepe. Battiamo. Ho messo quest'uovo giusto per tenere un po' più legata la ricotta. Se non lo preferite, passate. Aggiungiamo la ricotta. Bella, eh? Una crema. Aggiungiamo il fior di latte bello asciutto, altrimenti scamorza, provola. Mescoliamo, bella,
quelle poi le cose sembrano assai, ma soprattutto scamorze e mozzarella si ritirano roba, non si trovano più sul tuo piatto. Tagliuzziamo il prezzemolo. Mia figlia non ci piace, dice sempre che ce ne ci mette poco. Sto fatto che ognuno vuole una cosa, chi vuole il pepe, chi non vuole il pepe, chi vuole questo. È una vita dura quella delle casalinghe. È vero, siete d'accordo? Ho sbagliato non solo quella delle casalinghe, in generale delle donne che cucinano. Aggiungiamo pure il parmigiano e diamo una bella mescolata. La pasta la cuocio di qua perché è troppo pericoloso. Ci metto il sale. Facciamo metà cottura questi conchiglioni. Ci aggiungo pure un filo d'olio, così dopo quando li scolo sul canovaccio non si attacca. Scoliamo. Allarghiamoli. Ma come sono belli. Teglia da forno. Scolto sempre qualcosa, c'è più un cuppino. Facciamo uno strato. Se il buco dei vostri conchiglioni è piccolo, utilizzate una sac à poche. Io farei forza e ci mettessi lo stesso, tanto dopo chi è vedere quando li serviamo. Io ve le dico queste cose perché in giro li vedo e allora voglio darvi una notizia, però lo sapete che sono pratica sbrigativa e cerco di aiutare per fanbes. Mettiamole azzeccate e azzeccati. Passiamoli 5 minuti in forno già caldo a 180 gradi. In questo modo la superficie della ricotta fa la crosticina e quando ci mettiamo il sugo non si inguaccia, diciamo così. Sì, fatta crosticina. Vedete? Ricopriamoli di sugo. Spolveriamo di parmigiano. Passiamo in forno a 170 gradi per un altro quarto d'ora circa, ma ve ne accorgete perché si aggrascano poco. Una volta che li abbiamo tirati fuori dal forno, facciamoli a riposare perché così il sugo si ritira, diventano tutt'uno, non andate di fretta. Vedete? Vedete com'è bello? Asciutto?
bella faccia che bene. Quanto è buono. Io penso che la pasta, la nostra pasta al sugo, al forno, sia tra le cose più buone che abbiamo. Alla prossima ricetta.